Tornati dunque per la seconda parte di TRG Mattino e Sport e Perugia in primo piano, Corriere dell'Umbria, Grifo, esci dal tunnel con Cosmi e Santopadre che oggi saranno ovviamente non in campo ma appena fuori, protagonisti di Perugia-Salernitana dalle ore 15 ovviamente a porte chiuse al Curi per l'emergenza coronavirus, la partita che vale il futuro, si legge nella doppia pagina dedicata dal Corriere. Cosmi contro l'ex tecnico della nazionale Ventura, conferma per il 3-5-2 la novità e Greco in cabina di regia, Mocchi in attacco, sono in 3 per 2 maglie, il Perugia e Cosmi si giocano tutto nella sfida con la Salernitana di Ventura in un Curi senza tifosi. La formazione con il Perugia schierato come visto con il 3-5-2, Vicario in porta, Sgarbi, Rajkovic e Falasco perché Rosi non potrebbe recuperare in difesa, Mazzocchi e Di Chiara esterni, centrocampo con Greco in cabina di regia, Falzeran, Nicolussi, Mezzali e coppia d'attacco formata da IML Falcinelli, ma attenzione a Melchiorri che può essere la sorpresa di giornata e una possibile panchina proprio per il capocannoniere IML. 5 sconfitte, quelle di fila che il Grifo ha inanellato nelle ultime partite, 33 punti, quelli in classifica dal Perugia che ha appena un punto di margine sulla zona play-out dopo che per lungo tempo la formazione biancorossa è stata in quota play-off. Il punto da Cascia al Curice, silenzio e silenzio, ma oggi conta solo vincere con o senza Juric che è il giocatore che ha più segnato in questo campionato per la Salernitana dall'altra parte. 4 gli assenti per il Perugia, Giomber, Angella, Barone e Fernandes, 28 anni quelli compiuti ieri da IML che però come visto potrebbe anche partire oggi dalla panchina. L'appello di Cosmi, serve un risultato per la svolta. L'allenatore del Grifo racconta il momento della squadra, il ritiro, ci siamo conosciuti tutti meglio, in campo chi sta bene. Le dichiarazioni del tecnico alla vigilia della sfida decisiva, le critiche più che legittime ma non merito insulti, queste le sue parole. Ventura, l'avversario, alza la guardia, partita delicatissima, il Perugia resta una squadra dai grandi valori, dichiara l'ex CT della nazionale italiana. Oggi, come detto, si gioca alle 15 stasera. Il punto dunque lo faremo ovviamente nel nostro TG Sport con gli highlights della partita, il racconto della partita. Si gioca Perugia-Salernitana ma lo Sport umbro è di fatto tutto fermo praticamente. Lo Sport umbro al tempo del virus, severo ma giusto, si legge sul Corriere. La Serie B a porte chiuse, la C divisa, stop ai dilettanti. Le parole anche del presidente della FGC Umbria Repace, decisione necessaria, la salute prima di tutto, ma noi siamo già pronti a ripartire, si legge per quanto riguarda lo Sport dunque fermato dal coronavirus. Sir Perugia, i tifosi mi mancheranno, il presidente Sirci, senza di loro big match surreali, ma non si può far diversamente, dichiara il numero uno bianconero. 4 gare di Perugia porte chiuse, un danno da 168.000 euro, mercato intanto Podraskanin vicinissimo al trasferimento a Trento. Ancora per quanto riguarda la Champions League, gara di ritorno a rischio, il Fakel resta in Russia, la squadra di Novi Urengoi potrebbe decidere di rimanere in Siberia per la questione coronavirus. Si giocherebbe, ricordiamolo, martedì alle 20.30 al Palabarton, ovviamente sempre a porte chiuse. Gioca la Ternana in Serie C, c'è l'Avellino degli ex di Polo Antonio Albadoro, hanno il dente avvelenato, Alfa Gheme è però squalificato. Occhio al playmaker Teramano, 29 gare da titolare, 7 gol, il centravanti intanto in cerca di riscatto. Dunque, per quanto riguarda il notiziario, differenziato per Defendi, l'educazione intanto per Suager. Il precedente nel 2006-2007 finì 3-3 con 4 turni a porte chiuse per gli Irpini, dunque. Ancora Serie C, il Gubbio invece non gioca, tornerà a farlo sabato 14 alle ore 17, cambiato l'orario anticipato di qualche ora, non più alle 20.45 ma alle 17 contro la Vispesaro. Gubbio, Ravaglia va e il miglior under, il porterà il comando nelle classifiche riservate ai giovani, bene anche Tavernelli ma gli manca il gol, con la Vis come visto si gioca alle ore 17. Intanto il Todi in prima categoria, piazzi il colpaccio storti, un altro capitano per mister Belli. E poi Serie D, a Trestina ridotti gli allenamenti, Fari anche sui recuperi che si dovranno disputare in Serie D. Piscine, ambienti sicuri, il presidente della Federnuoto dell'Umbria Provvidenza, rassegnare agli utenti, il cloro è una garanzia, sanificazioni sistematiche, sì alle gare a porte chiuse, si legge. L'emergenza coronavirus non ferma difatti l'attività della FIN, sono 20 gli impianti aperti. Dunque
Questo per quanto riguarda le notizie dunque sul Corriere dell'Umbria. Vediamo allora quelle sportive anche sulle pagine della Nazione per quanto riguarda lo sport, ripartendo proprio dal Perugia. Perugia in campo, ricordiamolo, oggi alle 15 al Curi contro la Salernitana, ovviamente senza pubblico, e anche la Nazione fa il punto sulla formazione biancorossa, scusate, grifo, la vittoria non può attendere, critiche legittime, gli insulti no, le parole di Cosmi al Curi oggi alle 15, arriva la Salernitana, il tecnico Cosmi, siamo delusi, dobbiamo risollevarci. Giocare 3 partite in 8 giorni, influenza le scelte, giocherà chi sta bene fisicamente, dichiara proprio Serse Cosmi, i dubbi in attacco, conferma del 3-5-2, le parole anche di Ventura, la partita è difficile. Ternana, gara allenamenti blindati, domani servono i 3 punti ad Avellino. Bartoccini, si gioca a Scandicci a porte chiuse, ritorna anche la 1 femminile di volley. Serie D, gare rinviate, dubbi sulle date dei recuperi. Ancora basket, Serie D, le partite dell'infrasettimanale prima della sospensione dei campionati. Spoleto Beffa, la leader Cannara passa il rimonto 83-81 ai supplementari. Assisi, successo nel big match in casa del Gubbio 79-64 alla Polivalente, l'abbiamo visto anche ieri sera nel nostro TG. E poi calcio eccellenza, Tiferno, nuova data con il Fossombrone, in campo il 18 marzo alle 18:30 per il ritorno della Coppa Italia. E poi Sir Perugia, palla Atanasievic, restiamo concentrati sugli altri trofei, dichiara il martello della Sir. Chiudiamo allora con il Messaggero, anche qui le notizie di taglio sportivo. Per chi suona la campana, per quanto riguarda il grifo, assalto alla Salernitana nel Curi deserto, Cosmi carica, appello all'orgoglio, servirà una grande prestazione, obiettivo ripartenza. Iemmello può iniziare dalla panchina, il tecnico rischia e spiega, il ritiro è stato utile per capirci, le parole di Cosmi, c'è tensione ma gli insulti sono immeritati, grazie a chi mi sostiene, dichiara il tecnico. E il Messaggero infatti mette titolare Melchiorri assieme a Falcinelli, con il capocannoniere Iemmello che potrebbe partire, come visto, dalla panchina. Massima attenzione a Ventura, gioca un calcio concreto ed accorto, si legge, di fronte a una squadra in forma con molti big, tra cui anche l'ex Milan e Torino Cerci, ma senza Juric, si legge. A uno donne, Bartoccini torna in campo a Scandicci domani alle ore 17 dopo 3 settimane di stop. Per quanto riguarda invece la Ternana in Serie C, è la sfida degli ex con l'Avellino. Tra gli Irpini ci sono Alfa Game, Albadore di Paolo Antonio, per le Fere c'è Paghera, una gara col gusto di rivincita. Domani sarà derby anche per Palumbo e Salzano, mentre Luigi Viola è ancora infortunato e resterà in tribuna dunque con i rossoverdi, che non possono fare un altro passo falso in terra campana. La Virtus Ferretti passa anche a Contigliano per quanto riguarda il basket e la C e la D regionale, scusate. E poi anche la storia di Gabriele il campione, discepolo di Artaserse. Ha solo 17 anni ma è già il migliore pugile umbro e tra i primi in Italia, è stato un amore a prima vista. Qui in foto proprio Gabriele durante un allenamento di pugilato, per quanto riguarda dunque il giovane pugile che si allena proprio a Terni. E allora chiudiamo con il meteo prima di passare all'angolo dell'esperto con Renzo Amanzio Regni. Il meteo per quanto riguarda tanta pioggia e neve nella giornata, nuvolosità variabile a tratti intensa con associate precipitazioni sparse che assumeranno carattere nevoso al di sopra dei 1200 metri, tendenza a miglioramento nelle zone occidentali dal pomeriggio con precipitazioni che si attarderanno lungo la dorsale appenninica, venti da deboli a localmente moderati settentrionali, temperature minime in diminuzione così come quelle massime. Dunque si prospetta un fine settimana non certo, diciamo, soleggiato in Umbria. Vi ricordiamo ancora in questa chiusura di TRG Mattina, domattina dalle 11 la messa della canonizzazione alla Basilica di Sant'Ubaldo in diretta su TRG dalle 11, stasera alle 20:40 circa l'appuntamento con il TRG Sport, e in primo piano ovviamente la sfida del pomeriggio tra Perugia e Salernitana con il film della partita. Ma ora chiudiamo, ci congediamo per quanto riguarda questa settimana con la nostra rassegna stampa, con l'appuntamento dell'angolo dell'esperto per quanto riguarda il fisco, con dunque il punto assieme a Renzo Amanzio Regni. Grazie a tutti, TRG Mattino torna lunedì dalle 7:30. Buongiorno.
buongiorno e ben ritrovati con l'appuntamento con l'angolo del fisco dedicato, l'angolo dell'esperto dedicato al fisco insieme al dottor Renzo Amanzio Regni per questo sabato 7 marzo. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ben ritrovati. Beh, l'emergenza coronavirus domina la scena delle notizie della nostra rassegna stampa e da oggi anche dell'angolo del fisco. Intanto siamo alla distanza di sicurezza prevista dal decreto del governo, ma al di là di questo, che comunque è una prescrizione alla quale raccomandiamo tutti di essere ligi, abbiamo anche delle conseguenze sul fronte fiscale, giusto? Sì, naturalmente tralasciamo quelle che sono le normative di riferimento per i cosiddetti comuni a codice a zona rossa. Ci sono e naturalmente sono provvedimenti d'urgenza e che poi vedranno anche una ulteriore evoluzione. Per tutto il territorio nazionale, quindi quello che ci interessa anche dal nostro punto di vista, è che in un decreto legge del 2 marzo 2020, il numero 9, in Gazzetta Ufficiale, è andato lo stesso giorno, ha spostato delle scadenze che diciamo cominciavano a essere anche abbastanza attuali, perché una era relativa a lunedì 9 marzo e quindi relativa alle comunicazioni uniche. Diciamo quindi che l'articolo 1 di questo decreto legge, che riguarda le misure per le imprese, per i lavoratori, per le famiglie, è connesso assolutamente a questa emergenza che ci siamo trovati, certo, di fronte. Allora, l'applicazione generalizzata perché? Perché praticamente riguarda anche l'anticipazione di scadenze che sarebbero dovute entrare in vigore nel 2021, come di fatto sono state anticipate come termine generale. In più c'è invece il differimento di alcuni termini che, come vedremo, sono relativi alle comunicazioni uniche, i cosiddetti ex CUD, e il modello 730, che è la prima dichiarazione che diciamo da un punto di vista del calendario fiscale va redatta per il 2019. E le certificazioni uniche dovranno essere trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate non più entro il 9 marzo, il termine era differito perché il 7 appunto è sabato, ma entro il 31 di marzo, quindi ci sarà un po' più di tempo per la redazione. E perché questo? Perché naturalmente ci sono degli impedimenti anche di natura amministrativa che questa epidemia ha sicuramente creato. E una precisazione, queste sono le comunicazioni che riguardano i lavoratori dipendenti e pensionati, cioè quelle categorie che i primi saranno per prima saranno obbligati a fare il modello 730. Obbligati facoltativamente, perché naturalmente chi vuole avere crediti d'imposta deve fare il modello 730. E quelle di comunicazioni non relative a dipendenti pensionati, pensiamo ai lavoratori autonomi, ai rappresentanti di commercio, eccetera, dovranno essere trasmesse invece entro il 2 novembre 2020, quindi c'è tutto il tempo a disposizione. Per uniformità, anche il termine del 28 febbraio, che è relativo ai dati relativi alle dichiarazioni, o meglio agli oneri detraibili e deducibili, quindi ai premi assicurazioni vita, alle spese funebri, all'asilo nido e alle premi assicurazioni sugli infortuni, sono diciamo prorogati al 31 marzo, quindi questo provvedimento differisce, fa slittare anche questo. Ad esempio anche le comunicazioni delle banche per gli interessi passivi sui mutui contratti per la costruzione dell'abitazione principale. E naturalmente che dobbiamo dire? Dobbiamo dire che questo spostamento in avanti porta in avanti anche la dichiarazione precompilata, certo, cioè quella che il contribuente poteva vedere dal sito del Ministero dal 15 aprile in poi. Non la potrà più vedere perché logicamente spostando questi termini di imputazione di dati anche la messa a disposizione slitta al 5 maggio. Da qui si può cominciare a parlare di redazione del modello 730, sia con una dichiarazione precompilata, senza andare a ritoccare la dichiarazione, o integrarla, o diciamo tirarla giù in gergo webistico e consegnarla al CAF o a un professionista abilitata o al sostituto d'imposta che mi calcola le imposte. Ripeto, il 730 serve per anticipare il rimborso d'imposta, certo. Se io so che sono a debito sicuramente non ne faccio un modello 730, ma cerco di procrastinare il più possibile il pagamento magari con il modello redditi. E in ultimo possiamo dire, percorrendo un attimo quello che avevamo detto la volta scorsa sulle ristrutturazioni, che un quesito ci è raggiunto
chiedendo: ma se io sostituisco degli infissi esterni e acquisto da una ditta estera e l'installazione me la fa una ditta italiana, come devo provvedere per i bonifici? Abbiamo detto che i bonifici erano molto importanti da un punto di vista compilativo, certo. Qui ci viene in soccorso la circolare del Ministero delle Finanze, la numero 11 del 2014, che ci dice: usa il bonifico internazionale con i dati del soggetto, il suo codice identificativo, che sarebbe una specie di partita IVA comunitaria, e con le, diciamo, le, con la causale della fattura che sancisce la prestazione fatta dalla ditta estera, cioè in questo caso la cessione di beni. Bene. Quindi diciamo non ci sono particolari problemi. Si può entrare anche, se compriamo dall'estero. Bene, questa è una curiosità che ci è arrivata da uno dei nostri telespettatori. Ovviamente ulteriori curiosità possono essere soddisfatte scrivendo a trg@trgmedia.it con riferimento all'angolo dell'esperto per quanto riguarda la tematica del fisco. Ogni sabato siamo insieme con il dottor Renzo Manzio Regni, ma soprattutto per chi volesse rivedere anche in remoto questi spazi può ritrovarli sul nostro sito trgmedia.it nella sezione video trasmissioni, anche andando a ritroso, andandosi a togliere qualche curiosità, salvo slittamenti, come la puntata di oggi ci ha appunto detto, aggiornato relativamente a questo fenomeno ormai epidemiologico, che però sta avendo grossi influssi anche sull'economia e, come vediamo, anche sul fisco. Grazie dottor Regni, grazie, buon fine settimana, l'appuntamento con l'angolo dell'esperto per il fisco è sabato prossimo, sempre in coda alla nostro TRG Mattina e poi replica fino alle ore 12. Buon fine settimana.